carro è un elemento fondamentale per un escavatore, anche su una macchina così, tra virgolette, piccola, perché comunque tenendo conto della gamma libera, questa è una macchina veramente piccola, abbiamo una serie di dettagli che ci vanno a caratterizzare un'attenzione ingegneristica che deriva dall'esperienza nelle grandi macchine. Coperchi di protezione sono incassati, questa è una tendenza generale, ma qui lo vediamo ancora più accentuato. I profili laterali sono veramente molto ripidi e servono per evacuare molto bene il terreno che si fosse accumulato durante il lavoro. La luce libera da terra è una delle maggiori del mercato, da notare anche le sezioni delle lamiere che mi vanno a proteggere i motori di traslazione. Ma non solo, la semplicità nel disegno. Io continuo sempre a dire che più le cose sono semplici, più sono efficaci e di norma si rompono meno. La ruota motrice ha un disegno dei denti con delle piccole gole che servono per infrangere le eventuali zolle di terra che mi consentono di avere sempre tutto pulito, eliminare quegli impaccamenti che possono andare all'interno della catena e provocarmi delle tensioni che poi mi vanno a far scattare il tendicingolo, mi vanno a far perdere tempo, laddove magari l'operatore non sia così particolarmente attento, possono anche provocarmi lo scingolamento della macchina. Bene, tutti questi piccoli accorgimenti servono per aumentare la durata della macchina e notano una grande attenzione alla qualità e ai particolari e rendono più produttiva la giornata dell'operatore e dell'imprenditore. Un altro aspetto importante, anche qui si tratta veramente di un piccolo dettaglio, sono i coperchi che hanno i tre pori per andare a effettuare il cambio dell'olio e che mi servono per velocizzare questa operazione in tutti i frangenti.